Ciao ragazzi, eccoci, dove siamo oggi? Al Passo Manghe. Abbiamo lasciato la macchina vicino al rifugio, adesso beviamo il solito caffè e poi siamo pronti per partire per questi bellissimi 4 giorni di trekking. Ci vediamo dopo. Ciao ragazzi, eccoci pronti, sono ormai le 10 e iniziamo da qui la nostra avventura, i nostri 4 giorni di trekking. Siamo, come vi dicevo prima, sul Passo Manghe. Adesso prenderemo il sentiero 322 che ci porterà prima al Lago delle Muse per arrivare alla Malga e ai laghi di Montalon, dove faremo la prima nostra sosta per il pranzo. Dopo aver fatto un primo tratto in salita in mezzo a pietraia e un tratto in falso piano, siamo arrivati al Lago delle Muse, dopo ve lo facciamo vedere meglio. Adesso dovremo procedere per Forcella del Montalon, dove ci fermeremo per la nostra pausa pranzo. Lì in fondo, come vedete, c'è il Lago delle Muse. Poco più in qua il sentiero che abbiamo appena percorso. E adesso ci troviamo a questo bivio, dove noi praticamente proseguiamo dritti seguendo il sentiero 322A per Forcella del Montalon, mentre a destra si arriverebbe a Forcella Ziolera. A Forcella del Montalon comunque non ci arriveremo, perché prima troveremo un bivio e proseguiremo per Malga Montalon. Guardate che spettacolo! Siamo arrivati a Pian delle Fave a quota 2160. Adesso abbandoniamo il sentiero 322A per prendere solo il 322 verso la Forcella Pala del Becco. Quindi dovremo salire da questa parte. Adesso stiamo continuando su questo sentierino a mezza costa. Prima siamo arrivati fino a Forcella Pala del Becco a quota 2250 e adesso stiamo cominciando un po' a scendere e dovremo raggiungere in circa 30 minuti
il lago di Montalon. Quello che vedete lassù è stato veramente un brutto tratto di pietraia che abbiamo appena attraversato. Adesso continuiamo a scendere di qua e tra un po' dovremo trovare il lago. Dico brutto perché specialmente io ho l'esperienza di un paio d'anni fa che siamo andati a fare il giro dei laghi a Madonna di Campiglio. Il sentiero a un certo punto non era più ben segnalato, abbiamo passato sempre un tratto di pietraia, una era movibile e ho fatto un bel tonfo causandomi una bella botta al ginocchio. Comunque dai, sono solo ricordi per fortuna. Lasciamo il lago del Montalon e adesso proseguiamo verso la Malga Montalon e il rifugio Carlecchini, sentiero 362, come vediamo qua scritto sulla roccia. Lassù, se si riesce a vedere, c'è la Malga Montalon. Adesso noi stiamo scendendo per questi verdi pendii. Questo è il sentierino. Seguiamo i segnavia sugli alberi o sulla roccia. E tra non molto dovremmo arrivare ad incrociare la strada dove c'è anche il rifugio Carlecchini. Ormai non si vede più alle mie spalle, ma stiamo lasciando il rifugio Carlecchini. Non so come ci siamo arrivati perché veramente la caviglia mi stava venendo da piangere. Gentilmente comunque quello del rifugio mi ha dato un po' di ghiaccio, quindi siamo stati là un 20 minuti col ghiaccio, adesso sto un po' meglio. Anche perché non eravamo arrivati, adesso stiamo proseguendo per il rifugio Caldenave, che sarebbe stata la meta per la sosta della sera. Speriamo di arrivarci, anche perché comunque sono le 6, ormai è tardi. Intanto comunque andiamo, appena se siamo stanchi metteremo giù le tende e ci accamperemo in qualche modo. Intanto avanti tutta. Dal rifugio Carlecchini siamo tornati a questo bivio che avevamo passato anche prima. Adesso qui teniamo la destra, prendiamo il sentiero 332 per il rifugio Caldenave. Fino adesso abbiamo percorso un breve tratto di una comoda e larga strada asfaltata. Adesso qua troviamo un altro bivio dove teniamo di nuovo la destra, addentrandoci di nuovo nel bosco, seguendo sempre le indicazioni per il rifugio Caldenave. Siamo usciti dal bosco e adesso abbiamo incrociato questa forestale che, a meno che non ci siano altre deviazioni,
dovrebbe portare al rifugio. Comunque adesso vediamo strada facendo. Tanto se vedete i colori sono già cambiati, perché comunque sono quasi le 7 e noi piano piano stiamo andando avanti. Alla fine al rifugio non siamo riusciti ad arrivarci, a quota 1500 qui siamo in prossimità di un bivio, abbiamo trovato un bello spiazzo dove mettere le tende. Adesso come vedete ci stiamo facendo da mangiare, questa volta ho portato dei tortellini in brodo, che è un po' di roba calda, ci sta sempre bene. Appena arrivati abbiamo anche il torrente qua vicino, ci siamo dati uno sciacquo veloce, non vi dico che è fredda l'acqua, però insomma dopo la sudata di oggi ci stava anche questo. Quindi adesso mangiamo e dopo ci ritiriamo a Nanna e domani è un altro giorno. Riassunto della giornata. Noi adesso siamo a letto. A letto, sì, sotto i saccapelli, che bello. Allora, alla fine non ce l'abbiamo fatta ad arrivare al rifugio, perché comunque stamattina siamo partiti con mezz'ora di ritardo, poi abbiamo perso mezz'oretta al primo lago, poi mancava solo la mia caviglia. Comunque dai, ormai siamo accampati qui lungo il sentiero e domani arriviamo al rifugio Caldenave. Oggi abbiamo fatto quasi 16 km con un dislivello in salita di 550 circa e un poco più di 1000 in discesa, quindi insomma ci siamo portati a casa la giornata. E niente, adesso dormiamo e ci vediamo domani. Ciao ciao.